Presidente, una richiesta. A questo punto basta incontro informale. Vi chiediamo solo una cortesia. Basta con questi incontri informali. Per favore, giocate a carte scoperte. Per favore, basta questi incontri negli uffici, nei condomini. Basta. Scrivete. Oh, lui adesso deve scrivere e rispondete. Perché io posso con quegli atti scrivere. Con quegli atti vedremo. Non deve scrivere a noi. Deve scrivere alla se vogliamo continuare. Non c'è stato nessuno. Non ha scritto né a lui né a me. Hai capito me? Se qualcuno vuole fare dei ragionamenti lo può andare a fare fuori. Possiamo continuare? Dobbiamo andare avanti. Sindaco, possiamo continuare? No, posso anche parlare fuori, voglio fare. Allora, il secondo argomento è ancora più bello. Rigenerazione urbana. Che significa rigenerazione? Cioè idee per definire le strategie integrate per lo sviluppo urbano. Se voi state parlando e poi non sapete che cosa sto dicendo, dopo dite che io non l'ho detto. Esatto. È meglio che state silenzio. Se tenete qualcosa a dire, accomodatevi fuori. Allora, altrimenti ascoltate la sentenza. Rigenerare lucera, cioè idee per definire le strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile della città del futuro. Ambito di rigenerazione urbana, zona 167. Questo è il testo di un manifesto che è stato affisso nel territorio comunale per un'assemblea da tenersi il 31 agosto del 2017. Che cos'è la rigenerazione urbana? È un bando regionale mediante il quale è possibile finanziare interventi di recupero di zone disagiate di alcuni territori comunali. Il Comune di Lucera ha deciso di partecipare a tale bando individuando come zona disagiata la 167, leggendo il manifesto. E a tal proposito ha dato incarico alla società Finepro di Alberobello, l'architetto Scoppa, di predisporre gli atti necessari. Tra questi, nella rigenerazione urbana, vi è la progettazione partecipata, cioè significa che le indicazioni progettuali devono provenire dal basso, cioè dagli utenti abitanti della zona individuata. Visto che si parlava della 167 e volendo conoscere personalmente l'architetto Sgoppa, per chi non lo sa, il progettista del contratto di quartiere 2, mi sono attivato unitamente ad alcuni amici per dare il mio contributo. Ci siamo preliminarmente documentati, studiando attentamente il contenuto del bando. Nel primo incontro del 6 luglio vi è foto anche sul link del comune della rigenerazione urbana. Con mia grande sorpresa vedevo che già dal secondo incontro programmato, tenuto il 31 agosto, vi erano pochissimi partecipanti tra i residenti della 167. Si è partiti da una ventina di persone fino ad arrivare all'ultimo incontro tenutosi sempre presso la scuola Pozzino Fasani con solo 4, dei quali 2 facenti parte del comitato, io e l'ingegnere Perrotto. Sono sicuro che solo pochi di voi conoscono l'argomento, come pochi di voi conoscono i contenuti e gli effetti del contratto di quartiere. Difatti le proposte avanzate dal Comune di Lucera sono solo in minima parte riguardavano la 167, destinando il finanziamento più corposo al recupero di Santa Caterina per circa 2 milioni di euro. E chi sono? Sono stati fatti di Santa Caterina, architetti, ingegneri, chi sono? Sono stati fatti alcuni piccoli interventi locali da parte di qualche abitante della 167. Alcuni di questi sono stati recepiti dall'architetto Sgoppa ed inseriti nei verbali di assemblea pubblicati sul sito del Comune di Lucera, sul link.
Personalmente, dopo aver fatto il mio intervento, alla fine invitavo i rappresentanti della Finepro e dell'amministrazione comunale presente, cioè gli assessori di Croce e di Cesare, ad inserire il testo da me letto, unitamente a due allegati, al resoconto del verbale da redigere. Come concludevo il mio intervento? Una volta definito il quadro degli interventi utili alla rigenerazione, siamo disponibili a condividere il piano. Certamente a nostro giudizio non rientra tra le opere necessarie il completamento della piazza così come pensata e progettata dall'architetto Sgobba, rispetto alla quale chiediamo assolutamente di soprassedere. Purtroppo la richiesta di allegazione del mio intervento agli atti del verbale dell'incontro non è avvenuto e nonostante una richiesta formale indirizzata all'amministrazione comunale di integrazione del verbale con la mia nota, ciò ad oggi non è stato mai fatto. Successivamente, in data 13 ottobre 2017, sul sito istituzionale del Comune, lo stesso ha reso noto di avere presentato la candidatura al bando pubblico per la selezione delle aree urbane, puntando ad ottenere un finanziamento fino ad un massimo di 3 milioni e mezzo. Per essere sempre più chiaro, leggo una parte del testo del comunicato che il Comune ha diramato. Tale strategia, già condivisa dal partenariato sociale e dagli operatori economici, è stata elaborata a conclusione di un lungo processo partecipativo, con diversi incontri sul tema della rigenerazione urbana. Sulla base di quanto emerso da questa serie di incontri, è stato delineato anche l'ambito territoriale di intervento costituito dalla zona 167 e dalla porzione meridionale del centro storico che fa riferimento a Porta Troia. Tale area è stata quindi candidata ai finanziamenti, divisi tra i quattro obiettivi tematici prescritti dal bando, in base ai quali si potranno articolare diversi interventi. Il primo, energia sostenibile e qualità della vita, sono 820.000 euro. Saranno impiegati per il completamento e la messa in sicurezza di nuovi percorsi ciclopedonali, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico Bozzini Fasani. Nel caso del OT5, adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, 185.000 euro previsti permetteranno di articolare interventi per limitare il rischio idrogeologico e attrezzare infrastrutture verdi su Viale Michelangelo e Via Cellini. Il terzo, OT6, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, sono destinati 515.000 euro a fine di prevedere una serie di azioni sulla qualità dei sistemi di trattamento delle acque per il risparmio delle preziose risorse idriche del territorio. In quest'ambito è previsto anche il rifacimento delle scale in zona Incom. Per quanto riguarda l'OT9, inclusione sociale e lotta alla povertà, sono previsti 1.980.000 euro da indirizzare su interventi che potenziano e riqualificano l'ex convento di Santa Caterina, sperimentando nuovi modelli per l'abitare sostenibile. L'obiettivo ultimo sarà quello di rigenerare i quartieri cittadini che maggiormente hanno risentito negli ultimi decenni di problematiche sociali e abitative, come è la 167. Cioè noi abbiamo problemi sociali e abitativi e gli edifici di proprietà pubblica che versano in condizioni di degrado e che potrebbero invece rappresentare per la cittadinanza un'occasione imperdibile per riappropriarsi del proprio patrimonio e creare nuovi luoghi di aggregazione per la cittadinanza. Di concreto, i miglioramenti previsti per il nostro quartiere dovrebbero essere i seguenti: un non ben definito miglioramento del verde, di un piccolo tratto di pista ciclabile, della sistemazione della scalinata decente il centro Incom. Il patto di Viale Michelangelo lo sanno tutti quanti, mi sfugge che l'unico che ha partecipato agli incontri non ha visto qual è. No, l'ho visto. E perché sto dicendo? Con 820.000 euro. Il progetto, non li facciamo i progetti, anzi il progetto.
regista è Antonio Perrotta, quello che ha fatto con, insieme alla scuola è stato fatto quel progetto. A me non interessa il parco di Viale Michelangelo, non ben definito, perché questo è il comunicato tuo, il comunicato che hai fatto fuori dal comune, non ben definito, cioè, questo è il comunicato che sto leggendo, è quello che ha diramato il comune. Non è capito, quella è la verità, è lui, è quello che dice lui, capito? Quindi sì, io sono sindaco. Il deposita della scalinata adiacente il centro Incom e del viottolo di collegamento posto di fronte all'Hotel Sorriso tra Viale Raffaello e Via Ferrante. Praticamente la salitella che va dietro la croce. Sì, sì. Che stanno in vibra. Se andate sul sito del comune, sul link ci sta, disegno. Se andate sul link del comune, c'è, mi sbaglio l'assessore. Tutti i facciamiti, la dice d'altro. C'è anche il disegno di quello che verrà fatto. È giusto? Bello addormentato. Però non penso che ci sia quello verde che diceva il sindaco come disegno. Questa storia, così come presentata, per far credere ancora una volta ai cittadini della 167 che il progetto avrebbe interessato il nostro quartiere, è vera, sarà sta ridendo l'ingegnere, lo so, è vera in parte, in quanto la somma da utilizzare è pari solo al 40% dell'intero importo, mentre la parte più consistente è indirizzata verso il centro storico. A 167 è la copertura, per però, fare i lavori... Quello che voglio dire, quando vedete questi manifesti qua, quando vedete questi manifesti qua, venite, cioè là non c'era nessuno, e quei pochi che stavano, alcuni di quelli là, hanno chiesto la luce davanti a casa, le strade. Ah, strada avanzata a casa, mi sbaglio. Ma guarda, di luce, Pasquale, scendendo dal crocifisso quando hanno fatto la qualificazione nuova. Questi che mancano 8 pali, 8, non un gol. Quelli che mancano li devono mettere. Hanno cambiato solo quelli. Allora, il punto dolente che abbiamo noi è stata la scarsa partecipazione. L'assessore Giovanni Di Croce, assessore comunale, scusate. E l'assessore? Assessore urbanistico. All'urbanistico. Allora, dicevo, il nostro punto debole di questo progetto è stata la scarsa partecipazione. Mi fa piacere che Pasquale abbia invitato, diciamo, a una maggiore partecipazione in futuro. Sarebbe stato bello vedere sale piene come quella di stasera, perché sono degli incontri che vengono poi valutati e sulla base proprio della densità di questi incontri viene attribuito anche un punteggio. Quindi probabilmente se non prenderemo quei soldi sarà anche colpa nostra. Perché no, colpa anche nostra, colpa di tutti. Ma non risolve l'avete. Perché forse c'è. No, abbiamo messo i manifesti. Cioè. Dove stanno i manifesti? No, se mi permetti, diciamo almeno cerchiamo di diciamoci fra di noi. Noi la partecipazione c'è stata, però devo dire che quando c'è stata la partecipazione forse poca gente però hanno parlato molto, no? Anche magari anche tu hai parlato parecchio, hai anche prodotto dei documenti scritti, insomma, quindi voglio dire, c'è stato il esatto. No, adesso le spiego questo passaggio. Allora scusate, allora forse voi, no scusate, voi pensate, ma se mi fa finire, posso finire? No, io non sto dicendo che lui è stupido, però... Ci sta prendendo per degli stupidi. Perché? Perché la partecipazione che lei sta invocando non ha senso. Allora quando il presidente del comitato che rappresenta la maggior parte dei cittadini della 167, quindi del quartiere, ha rappresentato in forma scritta perfetto, e ha chiesto perfetto. Di acquisire. No, non ne avete tenuto niente conto. Ma non è una critica, sto dicendo. Quali punti avrebbe dovuto tenere conto il comune? Si fanno negli incontri, mi fa parlare, se vuole può venire a parlare lì qua. Ma Santa Caterina e Cerroso, che cazzo c'entrano con la 167? Intanto magari i termini, insomma, comunque, per cortesia. Sì, ma ho capito, ma se lei mi fa parlare, forse vedo qualche informazione che non ha. Allora, il bando non lo fa il comune, non è il comune che decide, è bravo. Allora, quelle misure che sono state lette, quelle, ho capito, ma a quanto pare non le ha capite, perché se me lo fa, me le fa spiegare per cortesia. Allora, il bando prevede delle misure, prevede la misura 1, 2, 3, 4, quelle che sono state elencate là. Non è che noi ci possiamo inventare di fare qualcosa che lì non è previsto.
quella misura lì che prevede, quella che si diceva orientata su Santa Caterina, sa che cosa prevedeva? Prevedeva interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica. Allora lei adesso mi deve dire cortesemente quale immobile di proprietà pubblica c'è nella 167, dove la vado a fare questa ristrutturazione, cosa devo ristrutturare nella 167 di proprietà pubblica, prendo questi soldi, questi... no, immobili, le strade non sono previste, se le strade non si avessero previsto le strade avremmo messo le strade. Le strade non sono previste. Il comune, lo sa, tutti i palazzi che stanno Ho capito, di mezzo metro di proprietà pubblica, edifici, quale palazzo? Sono immobili, edifici di proprietà pubblica. L'unica cosa, si poteva intervenire sui 10 appartamenti che il comune è proprietario nella 166. Abbiamo deciso di no, va bene, abbiamo sbagliato. Perché sono appartamenti pubblici. Solo ci sono gli appartamenti che ricordava Bever, ci sta il palazzetto dello sport che non mi pare che necessiti di ristrutturazione, ci sta la scuola Fasani, dove abbiamo orientato altri finanziamenti, quelli là per l'efficientamento energetico. Adesso l'alternativa qual era? Quella di rinunciare a quelli, quanti soldi sono? 1.980.000. 2 milioni di euro noi praticamente non li chiediamo, li diamo indietro, non ci interessano. Quando invece possiamo, allargando il perimetro di intervento della zona, e intervenire pure su Santa Caterina, che è un immobile che appartiene a tutti quanti. Va bene, dovevamo fare no, va bene, allora ognuno fa le sue scelte. Ma c'è da destinare alle opere, che per l'immobile è 60%. Lo dice la regione, non lo dico io, e vede che non ha capito, allora dici che ha capito e invece non ha capito. Perché è il bando che prevede. Cioè è il bando che lo dice, allora i bandi sono, vabbè. Infatti nell'intervento io questo dicevo, nell'intervento io questo dicevo. Allora, fare questa polemica che trovo veramente ridicola sul fatto di però che c'entra Santa Caterina? Santa Caterina c'entra perché così almeno possiamo mettere mano su un immobile. Se avessimo avuto un altro immobile pubblico qui in 167 meritevole di quei finanziamenti, allora oggi uno potrebbe essere giustamente accusato di dire ma scusa, ma che c'entra quello con la 160? Quando ci abbiamo il convento qui in Viale Michelangelo che necessita di essere ristrutturato? No. Quindi spero di essere stato chiaro. Sulla partecipazione non è un'accusa, è una presa d'atto. Noi il progettista, che poi tra l'altro, attenzione, noi non abbiamo presentato progetti, noi presentiamo una candidatura ad essere nominate autorità di rigenerazione urbana. Se ci viene riconosciuta questa, diciamo, questo status di autorità di rigenerazione urbana, verranno, ci vorranno poi dopo i progetti, faremo delle gare di affidamento di progettazione, perché i progetti vanno sopra le soglie previste dalla legge per affidamento diretti, sorteggi e quant'altro, quindi verranno fatte delle gare di progettazione. Sottoposto al parere della Finepro. No, non sono sottoposti a parere della Finepro, caro Di Bello, non c'è nessun parere della Finepro. La Finepro, allora, visto che vuoi parlare della Finepro, la Finepro ha vinto una gara d'appalto, alla quale potevi partecipare pure tu volendo, dove la Finepro dà il supporto all'ufficio tecnico, visto che tu proprio poc'anzi hai detto che abbiamo un ufficio tecnico che non riesce a fare manco le fotocopie, figuriamoci se può fare un progetto, no? Quindi noi abbiamo messo alla luce del sole questa convenzione, la Finepro prende una percentuale sugli importi eventualmente finanziati, dopodiché la Finepro si fa da parte, o se facciamo una gara partecipa alla gara come tutti gli altri, è chiaro? Questo è come succede, come va la procedura. No, è normale, Giuseppe, se per te non è normale. Fa una denuncia, fa un'esposta. Io l'ultima cosa vi devo dire dopo. Ho capito, caro signore, ma lo so, ma guardi, quella misura lì dove abbiamo infilato le piste ciclabili, quella misura dove abbiamo infilato, perché finanziamenti per le strade non ce ne stanno. Finanziamenti per asfaltare le strade non ce ne sono, e ho capito, se non te li danno che vuoi fare? Ma ci lascia solo l'urbanino, sì. Ma vedendo voi che ci sono compagno come giorno non credo. Allora, non voglio quelli lavori pubblici le strade, io non è stato, cioè c'è lo sbaglio. Sì, sì, però io comunque quello che devo fare con la precisazione sono sul banco. Allora c'è quello mio che la valetta lì. Praticamente la mia richiesta non è stata esaurita, quella di inserire nel verbale e mandare a Bari anche quello che avevo detto.
quella sera che ci siamo visti. Io l'ho fatto, tu dicevi che non era pubblicato sul sito. No, io dicevo che il suo sito è stato pubblicato e reso conto del verbale del 31. Non era stata scritta la lettera. In più, quelle 5 pagine, più 2 allegati che avevo fatto, e non è stata fatta. Tanto è vero che il resoconto della seconda, della terza seduta e della quarta sul sito del comune non c'è. Mi dispiace che non c'è il sindaco, perché quella sera lui mi ha detto è cambiato tutto e sarà tutto pubblicizzato, e infatti non c'è. No. Per quanto riguarda la partecipazione della 167, venendo tutte le volte qua e sapendo come si fa e chi viene, mi chiamava. O usava lui lo stesso sistema che usiamo noi quando vogliamo la sala piena. Quindi sai benissimo gli interventi quella sera come sono stati, no? Ah, lui ci è andato a casa, un marciapiede che si è rotto. La proposta era degli insegnanti, che è quella che è stata più diciamo accettata dall'architetto Scopa, che era quello che lui voleva. Tanto è vero che ha scritto il cittadino. Comunque, quello che adesso mi preme farvi sapere è una cosa bellissima. Quindi la regione la partecipazione del quartiere non è che la regione. Io ho allegato il mio verbale, cioè il mio intervento, abbiamo anche pubblicato, ho allegato anche l'intervento dell'architetto Morale, ma l'ingegnere maggiore non ha avuto niente. La regione, di quello che ho detto io, non ha avuto niente. Io no, gliel'ho già detto, e lui ha detto è così. Il presidente sta dicendo che la documentazione che ha fornito in quella sede non c'è, non è stata inviata, no, con tutta la documentazione. No, aspetta, no, non è stata inviata, perché doveva stare anche sul sito, ci stava anche solo così. Il fatto che non sia stata messa sul sito non significa. Allora fammi sapere se la donna, allora l'ultima cosa che voglio dire, che non è, che non è importante, allora scusate, hai detto che è bello. 5 minuti e chiudiamo. Col mio intervento nell'ambito dell'attività partecipativa per la rigenerazione urbana, come proposta migliorativa per il quartiere, invitavo i rappresentanti dell'amministrazione a non completare gli interventi edilizi a valle del centro commerciale con la edificazione degli altri 3 corpi di fabbrica che dovranno delimitare la piazza. Siccome ti interessa pure a te, che proprio avvicinando a Abito Dove succede sto fatto, sarebbe opportuno ascoltare, che dovranno delimitare la piazza cortile del quartiere. Queste cose io sono stato 3 ore a parlare con l'architetto Scopa e l'ingegnere me ne può dare atto. Anche la risposta, diciamo anche la risposta. La risposta che c'è? Ormai è fatta. No, non è ormai fatta. Aspetta. No, quello è un progetto che ha un finanziamento. Aspetta. È un'altra cosa. Aspetta. Tu non puoi andare a intervenire su un progetto finanziato con altri fondi. Quelli sono i contratti di quartiere. Aspetta. Tu non puoi mettere nella rigenerazione urbana la modifica di un progetto di contratti di quartiere. Pensi che insomma non è difficile da capire. Certo, no? Sì, abbastanza. Questa è la risposta che ti ha dato Sgoppa, e ti confermo pure io. E certo, così. Ma a riguardo l'architetto Sgoppa ci ha comunicato che a breve saranno cominciati i lavori per l'edificazione dei fabbricati succitati. Forse non tutti sanno che cosa deve ancora avvenire con il quartiere. A valle dei 3 fabbricati recentemente realizzati in prossimità del centro commerciale verranno edificati altri 3 corpi di fabbrica gemelli, occupando per intero l'incrocio tra Viale Michelangelo e Viale Canova. Tali lavori comporteranno disagi notevolissimi alla viabilità del quartiere, con verosimili interruzioni delle utenze.
Mi chiedo che fine hanno fatto i buoni propositi manifestati da alcuni consiglieri comunali ieri all'opposizione, oggi di maggioranza, a riguardo della nostra proposta di delocalizzazione dei fabbricati appena citati. Mi riferisco alla nota del 19 aprile 2012 indirizzata all'assessore regionale al territorio, dottoressa Barbanente, al sindaco Dotoli e al presidente del consiglio comunale, sottoscritta da ben 8 consiglieri comunali, segretari e coordinatori cittadini di partito, ed al sottoscritto ed alla delibera di consiglio comunale del 30 maggio 2012, con la quale si conferiva atto di indirizzo agli organi esecutivi affinché questi verificassero la possibilità di procedere alla delocalizzazione dei lotti delimitanti la piazza all'interno dell'area 167. Eppure, in merito alla piazza Cortile, progettata dall'architetto Sgobba, questo comitato ha organizzato un incontro pubblico a quale hanno partecipato numerosi consiglieri e amministratori comunali. Con gli interventi tecnici fatti in tale circostanza si è dimostrata l'assoluta inadeguatezza del progetto e addirittura la pericolosità in caso di sua concreta attuazione. Cioè, dove stanno praticamente quelle due costruzioni, quei due bar? Là c'è un dislivello di 5 metri e lì intorno ai palazzi devono girare le macchine. All'epoca tutti erano concordi con le nostre tesi, eppure sono passati anni da questi avvenimenti, si poteva fare tanto, è stato fatto niente. Nel prossimo futuro saremo tutti testimoni dello scempio del nostro quartiere al momento della costruzione degli ultimi 3 corpi di fabbriche delimitanti la piazza Cortina, che, se non avete capito, interesserà la strada dove non c'è l'asfalto. Cioè, sono state fatte viale Michelangelo e viale Canova, sono state asfaltate? Ecco, dove non c'è l'asfalto rifatto, fin là debbono costruire. Va bene? Quindi mi hanno risposto che ormai è fatto, c'è il progetto già definitivo, tutto, hanno fatto anche la gara, mi sembra che... Nel 2012 non è che si è discusso, nel 2012 abbiamo fatto anche qualcosa in più. Poi quando vado a rivedere le carte? Vabbè, poi sta tutta la storia sopra... Quando vado a rivedere le carte io trovo qualche cosa. Questa è la piazza, vedete? Il plastico non si può mai vedere, ma l'astronave. Più che è famoso, adesso devi dire la realtà, non famoso. L'astronave. Ma la cosa più bella che dovrei trovare, sta sul sito. Quale sito? Sul sito nostro sta tutta la relazione del sito nostro. Sì, la cosa più bella da trovare, lo dico qua, vedete, la metto a disposizione per chi la vuole venire a controllare, è la nota, scusate, quello che vi metto a disposizione è vedere questa nota che ho citato, il 19 aprile 2012, scusa, se vuoi venire ve lo faccio vedere. Io la nota che ho citato prima, del 12-19 aprile, io ve la metto, la faccio vedere e vi faccio anche vedere chi sono le persone che all'epoca hanno accettato la nostra proposta e hanno anche firmato il documento. Allora, ci sono io, ci sta il dottor Fabrizio Abate, attuale vice sindaco, il professor Aurelio Ruggero, rappresentava il Partito Socialista,
l'avvocato Francesco Di Battista, l'avvocato Vincenzo Leccese, consigliere comunale, il signor Michele Lunetta, che rappresentava la SEL, il signor Carmine Bilancia, che rappresentava l'UDC, e il signor Antonio Tuto. Oggi, a distanza di 3 anni dall'insediamento, non poter fare nessun atto deliberativo di intervento, di chiacchiere si riporta, c'è quantomeno, se uno credeva nella firma, poteva fare una, poteva mettere in atto un qualsiasi cosa, non si faceva, però dimostrava che lui era coerente con la sua firma. Quindi se vedete le ruspe fra poco, non chiedete che cos'è, vi rivoluzionano tutto. C'è un'ambulanza, se viene da Viale Michelangelo e deve andare di corsa, deve fare il giro a 30 orari intorno scusate, ma perché se ti senti male tu, se si sente male chi sta vicino alla rotonda, cioè, ma perché non evitiamo queste cose? Ma perché non le evitiamo queste cose? Fin quando non si inizia, si può sempre fare. E perché ho un senso unico che hanno fatto a via Scarano? Il senso unico a via Scarano, quello è un discorso che avrà una durata temporale. Perché quando è modi aspetta, 100 metri via linea d'aria. Allora, così facciamo lo stesso errore di quelle 4-5 persone che sono venute alla riunione del 31 agosto alla Pozzini a dire: assessore, perché non faceva un paranza a casa, un marciapiede, guardiamo il quartiere. Allora Viale Scalano dovrà essere interessato da lavori che devono ampliare la strada. Dove hanno costruito quei 4 lotti, fra poco inizieranno a costruire altri lotti fino e sopra. Va bene. Quindi una volta fatto quello, la strada si allargherà. Quindi il problema del doppio senso di circolazione non esiste. Il problema esiste una volta che ti creano un palazzo in mezzo alla strada. Perché all'architetto gli ha detto: ma scusate, ma sto quartiere non l'avete pigliato. Una cosa bellissima, fatti la casa te, ce l'ho detto. Chi era presente non può dire, io glielo tengo. Ma che forza fate? Sì. Arrivederci. Il progetto è approvato.